dei ragazzi, perché abbiamo avuto modo di constatare negli anni come la rete, che pure costituisce una risorsa preziosissima, possa diventare micidiale se usata male, se usata senza la consapevolezza necessaria, e i ragazzi spesso dietro uno schermo non si rendono conto di quale potenza e di quale eco possono avere le loro parole digitate senza alcuna consapevolezza, senza empatia, senza rendersi conto che si è tra pareti trasparenti, non si è in una stanza, si è affacciati sul mondo, e di questo bisogna averne cognizione, bisogna avere consapevolezza, bisogna usare la rete con la testa. Noi questo messaggio di sicurezza, a questo messaggio di sicurezza crediamo molto e vogliamo portarlo anche fisicamente ai ragazzi, glielo vogliamo portare a domicilio con quest'aula itinerante che toccherà più di 40 città italiane. In caso di bisogno. 24. Volevamo chiederle questa iniziativa sul cyberbullismo, che valore ha, e da un punto di vista sia normativo che culturale come si può affrontare? Beh, intanto il cyberbullismo si deve affrontare per via culturale, questa è la prima strada, quindi io sono molto contenta delle iniziative che sono state fatte nelle scuole, che continuano a esserci, anche di questa iniziativa della polizia, perché andare nelle piazze e formare i giovani vuol dire dare loro degli strumenti per reagire al cyberbullismo. A livello legislativo noi stiamo lavorando a una legge e io mi auguro che questa sia una delle leggi che riusciremo a concludere prima della fine della legislatura. Ci eravamo impegnati a farlo, e lo sai in che occasione? Quando venne qui a Montecitorio la mamma di una ragazzina 14enne, Carolina, che si era tolta la vita gettandosi dalla finestra perché non riusciva più a sostenere il peso della gogna sui social. Allora io dico che noi abbiamo delle responsabilità e quindi non possiamo non dare degli strumenti utili per combattere questo fenomeno, che è tra i più pericolosi per i nostri adolescenti. I nostri adolescenti, in base a delle ricerche che sono state fatte, temono più di ogni altra cosa di essere fatti oggetto di gogna attraverso i social media, quindi non possiamo lasciarli soli. Anche nella recente tragedia di Vasto il bullismo e il cyberbullismo è stato protagonista. Come si concilia a questo punto la libertà di espressione con la lotta al linguaggio dell'odio? Guardi, io non la trovo una sfida molto complicata, perché quando si usa il messaggio dell'odio non si esercita una libertà, si offende e si umilia qualcun altro. La mia libertà deve poter terminare dove inizia la libertà di qualcun altro, e dunque penso che ci siano tutti gli strumenti per fare un lavoro culturale. Io ho istituito qui a Montecitorio una commissione contro l'odio in tempi non sospetti, quando ancora questo non era il tema, diciamo, del dibattito pubblico, perché mi sono subito accorta che l'odio stava diventando una cifra che inquinava i rapporti tra le persone. Quindi si deve fare, si può fare, bisogna capire che non c'è tempo da perdere. Più di 1 milione i ragazzi incontrati in questa campagna, quindi si sono in qualche modo salvate. Io penso che questa campagna sia assolutamente meritoria da sostenere, e mi auguro che la Polizia di Stato continui a portarla avanti senza una scadenza, perché questo è un tema che purtroppo non finirà da qui a poco, anzi, se noi non riusciamo ad arginarlo aumenterà, ahimè. I social network hanno delle responsabilità e non possono più sottrarsi dicendo che loro sono solo uno strumento, quindi anche da parte loro è il tempo della responsabilità, devono mettere in atto degli strumenti, delle risorse umane anche capaci di poter contrastare questo fenomeno, perché quando i messaggi che delegittimano le persone circolano liberamente senza essere cancellati, e beh, questo è qualcosa che poi va a incidere nell'equilibrio delle persone stesse, e allora i social network non possono prendersela con calma e reagire se e quando lo ritengono opportuno, perché qui c'è di mezzo la vita delle persone. Grazie.